Casa Energy. Buona serata a tutti gli ascoltatori, questa è Casa Energy, sono Francesco Risso. Oggi ospitiamo nel nostro appuntamento l'autore, attore, regista Gabriele Pignotta. Bentornato a Torino, Gabriele. Bentrovati, ciao Francesco. Torni nella nostra città con una nuova commedia per i cartelloni torinesi, Se tutto va bene divento famoso. Di cosa si tratta, Gabriele? Se tutto va male divento famoso, quello l'intrigo, no? Se tutto va bene è troppo facile. Se tutto va male divento famoso. Sì, torniamo a Torino, che ormai possiamo dirle è la nostra seconda città, perché ci siamo talmente affezionati e il pubblico ci ha ricambiato di un affetto così grande che veniamo sempre volentieri e proponiamo il nostro terzo lavoro a Torino, che affronta questa volta, sempre pescandola dalla realtà, dall'attualità, il tema della crisi economica e dei talent show, due tasselli della vita odierna che si incastrano e si fondono in questa trama che riesce sempre, speriamo, a regalare sorrisi e emozioni. Una nuova pièce innovativa, no? Originale e sorprendente, che tratta di un tema sociale forte e attuale. Com'è nata l'idea di scrivere di un argomento come quello descritto nel tuo spettacolo? Guarda, è nato fondamentalmente, hai presente quando ci si riunisce in casa, cioè la televisione è accesa e mediamente, ma con persone di media intelligenza, ci si trova a iniziare ad insultare quello che vedi, nel senso fai zapping, stai chiacchierando, c'è la televisione a sede e ognuno, diciamo in questi ultimi tempi, inizia a criticare quello che vede, no? A partire dai talent show, ad arrivare ai reality, agli accanimenti sulla cronaca attuale, insomma ore e ore. E allora ho raccolto un po' così nella mia memoria queste conversazioni, che poi, dalle quali poi si sviluppavano altre riflessioni sulla vita, sulla nostra vita, sulla nostra società, e le ho messe insieme, quindi siamo partiti proprio dal tubo catodico e da quello che ci offre in questi ultimi anni, quindi questa ricerca esasperata della visibilità, del diventare famosi, no? Che abbiamo visto che adesso ha abbracciato anche la dimensione politica, fino ad arrivare appunto alla crisi economica, che è un altro aspetto che sta, come dire, cambiando la vita di molte persone. Le due cose insieme hanno fatto nascere questa storia, che è sempre molto ironica, anche divertente, ma molto attuale, in cui spero per l'ennesima volta il pubblico ci riconoscerà come quattro di loro, insomma. Te lo volevo dire, ti amavo da morire, ed eri sulle lacrime, ed eri giorni e nuvole, che dice tutto quanto. Ancora una buona serata da Francesco Risso, questa è Casa Energy su Radio Energy, ospite dell'appuntamento odierno Gabriele Pignotta, autore, regista e attore, che con Fabio Avaro, Cristina Vaccaro e Ilaria Di Luca sono in scena da questa sera fino al 20 marzo al Teatro Gioiello di Torino con Se tutto va male divento famoso. Gabriele, sembra che questa società sia realmente ossessionata dal desiderio di apparire, no? Parli dei talent show televisivi, ce l'hai detto tu prima, cosa ne pensi di questi format e soprattutto se mai ti dovessero proporre di diventare un insegnante di questi programmi, lo faresti? Bella domanda, bella tentazione. Purtroppo, guarda, sono tentazioni forti, nel senso che poi spesso una proposta televisiva è una proposta economica vantaggiosa, quindi ti mettono in condizioni quasi di non rifiutare. Diciamo che sto cercando di lavorare in modo di potermi addirittura permettere il lusso in futuro di rinunciare a cose che non mi piacciono. Però ti devo dire la verità, laddove non sono esasperati e laddove rimane un meccanismo di ricerca di talenti e talenti bravi, può essere accettabile. Già con Italian's Got Talent, che è l'imitazione di quello americano, stiamo andando un po' oltre, cioè stiamo andando alla ricerca dei casi disperati, sta diventando una sorta di corrida amplificata, dove lì si rideva in maniera leggera. Adesso cioè, la gente veramente molla i lavori per diventare famoso, ma chiunque. E lì vuol dire che è gente che ha bisogno di essere ascoltata, è gente che non viene ascoltata e che ha bisogno di urlare la sua solitudine. È successo qualcosa durante l'allestimento o le prove dello spettacolo che avete detto questo lo mettiamo, diventa un pezzo dello spettacolo? Guarda Francesco, è la nostra arma vincente, succedono sempre tante cose e io sono il primo che dico stop, questa la teniamo, quindi è la nostra vita che si mescola al nostro lavoro in continuazione, quindi c'è
una continua, scusate la parolaccia, osmosi tra vita e tra finzione e realtà quando prepariamo gli spettacoli. Quindi assolutamente succede tantissime volte che nel copione finiscono cose che accadono in quel momento in prova. Senti Gabriele, quanto c'è di Gabriele in teatro e quanto di teatro c'è nella vita di Gabriele? Tanto, diciamo che racconto quello che vedo, quello che vivo o quello che mi raccontano i miei amici, quindi posso dire che faccio assolutamente un teatro biografico, fotografo quello che vedo, non potrei fare altrettanto, ed è lo stesso motivo per cui credo che la regia, l'interpretazione e la stesura del testo siano veramente i tre lati di una stessa, come dire, di una stessa entità, assolutamente, proprio perché racconto quello che vedo. Hai fondato con Fabio Avaro e Luca Carnevale Comedy & Co. Come è nata questa idea? Guarda, l'idea di fondare Comedy & Co è nata dall'esigenza di fare quello che hai voglia di fare, che è un po' la prima spinta che tu hai quando ti inizi questo mestiere. Cioè tu in realtà inizi questo mestiere perché hai voglia di fare delle cose e subito, poco dopo, ti accorgi che c'è il rischio che vai a finire delle cose che non ti piacciono. Quindi provini per piccoli ruoli che non ti soddisfano, spettacoli che assolutamente non ti corrispondono. E allora ho detto, ma a questo punto io la scelta la faccio totale, nel senso, se proprio lo devo fare questo mestiere, ed è un po' un mio sogno come quello di molti altri, no, ragazzi, voglio che sia tale, cioè voglio gioire quando faccio una cosa, cioè questo mestiere deve essere gioia. Se mi diventa un vabbè, lo devo fare il lavoro, allora magari mi cercavo un lavoro meno faticoso emotivamente, quindi un po' più tranquillizzante, e cercavo di ritagliarmi poi nel tempo libero. Assolutamente nasce dalla voglia di fare quello che mi piace. Spesso è notte in ogni posto, mentre sfido ad ogni costo questa vita che è una scala. Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, nostro ospite questa sera, Gabriele Pignotta, autore, regista ed attore, che con Fabio Avaro, Cristina Vaccaro ed Ilaria Di Luca sono in scena da questa sera e fino al 20 marzo al Teatro Gioiello di Torino con Se tutto va male divento famoso. Gabriele, ci sono importanti progetti cinematografici in cantiere, ci anticipi qualcosa? Sì, ci sono degli sviluppi cinematografici ancora in fase di progettualità, quindi già ci riteniamo fortunati per questo, nel senso che si sta lavorando seriamente a mettere in piedi il progetto del film. Come dire, è un ambito in cui finché non sei davanti alla macchina da presa non puoi, come dire, vendere il progetto come progetto chiuso, ma siamo assolutamente in sintonia con il produttore Marco Belardi, che è il produttore di Immaturi, per intenderci, e quindi la concretezza di questo passaggio anche al grande schermo si sta manifestando, siamo molto felici. Gabriele, grazie per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo per questa sera. Grazie a voi, grazie Francesco, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori. L'appuntamento con Casa Energy è rinnovato a martedì prossimo alle 18:15 qui su Radio Energy. Sono Francesco Risso, vi auguro una splendida serata.